Tutorial voglio presentarvi questo fantastico cardigan che io ho deciso di chiamare Cardigan Strawberry. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della DMC che si chiama Magnum Tweed. Se ricorderete ne ho già utilizzato per poter creare il poncho, la maglia poncho. Questa volta invece ho optato per questo bellissimo cardigan che ho realizzato con questo colore che è il colore 55. È bellissimo. Dalla telecamera non so se si vede, ecco qui, vedete, ha comunque questi spruzzi perché appunto è un tweed come filato e io lo trovo fantastico. Ogni gomitolo è da 400 grammi e misura 840 metri. Per realizzare questo cardigan io ho utilizzato due di questi gomitoloni lavorando con un cetto numero 5.5, quindi 5,5. Voglio farvi vedere anche un altro colore che io trovo fantastico e adattissimo per poter creare un cardigan, che è questo ottaneo. Però sappiate che sul sito, di cui vi lascio il link in descrizione, potete trovare anche tantissimi altri colori come il marrone, il nero, il bianco, il panna, quindi veramente ci sono tantissimi colori. Per una taglia M sempre due gomitoli, stessa cosa per una taglia L, perché io dell'ultimo gomitolo, del secondo gomitolo, ne ho usato veramente poco e infatti con quello che mi avanza sicuramente andrò a realizzare prossimamente qualcosa da abbinare. Non so se proprio una maglia, perché penso di potercela fare a realizzare una maglia, però poi vi informerò e vedrete nei prossimi tutorial. Quindi per una taglia M vi occorrono un gomitolo e mezzo, per una taglia L due gomitoli. Naturalmente taglia M, se volete il cardigan più chiuso, io vi consiglio quindi di prendere tre gomitoli, mentre taglia S e taglia M, se volete il cardigan più chiuso, vanno comunque bene due gomitoli. Come vi dicevo, io ho realizzato questo cardigan che comunque si può chiudere, lo posso fermare con una spina, quindi non è molto aperto, ma diciamo che voglio sfruttarlo soprattutto quando inizierà a fare più caldo, quindi diciamo inizi di fine autunno, inizi primavera, ma posso già utilizzarlo in questi giorni perché non so da voi, ma da noi fa molto caldo, quindi posso indossare questo con un bello sciarpone sopra e ho risolto. Quindi l'ho realizzato in tempo per poterlo sfoggiare, spero già nei prossimi giorni. Questa sarà, penso, l'ultima creazione che sì, perché non penso di riuscire a farne un'altra entro il 31. Quindi questa sarà l'ultima creazione che vedete per l'anno 2022. Però sto già lavorando a dei progetti che vedete i primi di gennaio. Quindi non vi preoccupate, continuerò a sfornare tanti progetti. Per quanto riguarda la lavorazione, è semplicissima: si creano queste strisce, come potete vedere, di 20 tagli chiusi e strisce di questi diciamo ventagli particolari che si alternano. Quando si lavora la parte del corpo si fa sempre un giro che viene ripetuto, mentre quando si lavora alle maniche i giri diventano due, ma la lavorazione resta sempre la stessa. Detto ciò, spero che anche questo semplicissimo cardigan vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando Vanessa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncettare e Sferruzzare. E noi come sempre ci vediamo prossimamente per i prossimi tutorial, ma nel frattempo spero che abbiate trascorso delle belle feste di Natale e che trascorriate uno splendido fine anno, inizio anno nuovo. Quindi vi auguro tanti 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 auguri e noi ci vediamo prossimamente. Bacio! Per realizzare il nostro cardigan io ho deciso di utilizzare questo bellissimo gomitolone della DMC e il colore che ho scelto io è questo fragola, che dalla telecamera sembra un più rosso, ma è più un colore proprio della fragola, quindi meno rosso, più tendente a una fragola ancora non del tutto matura, per poterci capire. Allora, questo è il colore 55. Qui, come vedete, c'è un altro colore. Vi dico già che io vi farò vedere un piccolo campione. La giacca, perché andremo a realizzare, si lavora su un multiplo di 11 catenelle, a cui vanno aggiunte poi 5 catenelle per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Nel mio cardigan io monterò 100, io ho montato 126 catenelle e questo mi permette di lavorare con l'uncinetto del 5,5 e avere una lunghezza di circa 91 centimetri. Quindi mi raccomando, le taglie M o le taglie L. Per le taglie M andate a mettere tre motivi in più rispetto a me, in modo tale che quando si andrà a dividere la parte dietro dalle due parti avanti, rispetto a me avrete un motivo in più per lato. Taglia L invece dovete andare a mettere 6 motivi in più rispetto a me, in modo tale da avere per ogni lato, quindi due davanti e quello dietro, due motivi in più rispetto a me. Naturalmente, se volete la giacca ancora più chiusa, oltre ai motivi che vi ho detto, dovete già aggiungere altri due motivi in più, in modo tale da avere il davanti ancora più chiuso, perché metterete un motivo in più rispetto a quello che già vi ho detto per ogni parte. Quindi anche se siete una taglia S, ma volete chiudere di più rispetto ai miei 126 catenelle, 125 catenelle, cioè
126 catenelle, scusatemi, andate a montare due motivi in più. Quindi in questo io vi farò vedere il campione. La lavorazione è semplicissima, è un giro che andrà sempre ripetuto per tutta la lunghezza desiderata. Io lo voglio molto lungo, quindi alla fine vi dirò quante volte sono andata a ripetere questo giro. Quindi possiamo fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Salto una catenella, vado nella successiva e realizzo salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a realizzare 2 maglie alte. Una e rientro 2. Quello che faremo adesso è quello che ripeteremo per tutto il giro. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, scusate, mi tiro un po' di filo. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a realizzare 2 maglie alte, una e rientro 2. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. E si ricomincia da capo. Quindi salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi, come vi ho detto, questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Per andare a terminare il giro, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo maglia alta, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2. Salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Salto, entro nell'ultima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e, come vi ho detto, il giro è sempre questo, solo che abbiamo una base diversa, quindi ve la faccio vedere. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Prendo il filo, entro tra le due maglie alte successive, quindi qui, e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Scusate, mi devo tirare un po' di filo. Ok, quindi vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Vado tra le due maglie alte successive, di nuovo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Vado nell'archetto di 2 catenelle, di nuovo maglia alta, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 maglie alte tra le due maglie alte, 1, 2, 2 maglie alte tra le due maglie alte successive, 1, 2. E quindi di nuovo archetto, vado a fare maglia alta. Scusate, non capisco perché il filo oggi non vuole scendere. 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1,
2, 3 e devo terminare il giro nel primo travado tra le prime due maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, mentre per terminare il giro vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, entro nella terza catenella e vado a fare 2. Quindi mi raccomando, quando finite il giro o quando lo iniziate, le prime due maglie alte vanno fatte una sopra ogni maglia alta, nelle successive invece vanno fatte tra le due maglie alte, questo per avere qui la striscia più lineare e non faccia l'effetto zirgolato, mettiamolo così. Quindi questo, come vi ho detto, è il motivo che bisogna sempre andare a ripetere. Io vi ricordo che ho montato 126 catenelle e che si lavora fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Io vi dirò quante volte ho realizzato il giro e poi vedremo come continuare il nostro cardigan. Allora, io ho terminato di lavorare la mia giacca, ho ripetuto il giro per un totale di 42 volte e poi sono andata a mettere il mio marcatore. Per poter mettere il marcatore io sono andata a contarmi le mie strisce di ventagli e io ne ho un totale di 12, quindi ne ho messe 6 dietro e 3 su ogni parte davanti. Infatti vedete 1, 2, 3 e subito dopo ho messo il marcatore. Stessa cosa questa parte, 1, 2, 3, subito dopo ho messo il marcatore. Mi raccomando, per le taglie più grandi mettete una striscia in più per ogni lato, quindi una striscia in più qui e una striscia in più di qua, mentre se avete soltanto messo un motivo in più rispetto a me, mettete il motivo in più sul dietro, quindi dietro invece di avere 6 motivi ne dovete avere 7. Detto ciò, quindi adesso andrò a continuare a lavorare come lavoravo prima, quindi in giri di andata e ritorno, però vado a fermarmi prima perché appunto lavorerò separatamente le tre parti, le due avanti e quelle dietro e quella dietro, e quindi vado a lavorare normalmente come stavo facendo prima, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, poi vado fra le due maglie alte e vado a fare le mie due maglie alte. Quindi non cambia niente, continuo a lavorare come prima, continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare alla fine del giro e far vedere appunto come terminare, come girare poi la lavorazione. Sto per terminare il mio giro, vedete qui dove ho messo il marcatore, nell'ultimo ventaglio lo vado a lavorare come lavoro all'inizio, quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra l'altra maglia alta. Questa è l'unica cosa che cambia, in modo tale da avere qui uguale a qui. Mi giro quindi con la lavorazione e vado a lavorare normalmente come facevo prima, quindi 3 catenelle e una maglia alta sopra l'altra maglia alta. Nel ventaglio successivo invece vado a lavorare tra le due maglie alte. Bene, quindi io continuo a lavorare questo giro fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Vi dirò naturalmente quanto ho lavorato, farò poi la stessa cosa sia dietro che dall'altra parte avanti. Poi andremo a cucire le spalle e ci occuperemo delle maniche. Allora, ho terminato le mie due parti avanti, quella dietro e dietro. Ho ripetuto il giro per 9 volte. Vedete qui comunque lo scalfo mi viene con un motivo qui libero. Quindi ho poi cucito per tutta la lunghezza in modo tale che qui mi è rimasto comunque un po' aperto, quindi non mi tira sul dietro, e adesso possiamo andare a fare le maniche. Io ho fatto, come vi ho detto, 9 giri. Secondo me per una taglia M dovete fare almeno 11 giri, per una taglia L 14 giri, non di più, perché comunque se state lavorando come lo stesso filato e un 105.5 comunque cresce abbastanza, quindi non c'è bisogno di fare molti giri. A questo punto poi possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica utilizzerò sempre l'uncinetto del 5,5 e andremo a fare sempre lo stesso motivo, solo che adesso lavorando in tondo i giri diventeranno 2 non solo 1. Allora, questa è la parte sotto del mio scalfo, però io non inizio proprio qui, in modo tale che poi la chiusura non devo fare sempre quelle troppe maglie bassissime, quindi inizierò spostandomi direttamente qui, quindi qua è il basso, io mi sposto qui, mi vado a agganciare con il mio uncinetto e filato e vado a fare le mie prime 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Vi ricordo che noi abbiamo due strisce di maglie alte, quindi di ventaglietti, quindi mi sposto, salto sia la maglia, poi copro questi fili, sia questa maglia alta orizzontale che il foro, vado direttamente qui e faccio altre 2 maglie alte, quindi una e 2.
Mi sposto ancora e vedete, io qui dovrei fare maglia alta 2 catenelle, 3 maglie alte per avere l'opposto a questo. Quindi io mi sposto ancora e vado a fare maglia alta 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, quindi una, due e tre, e ricomincio da capo. Quindi mi sposto ancora, due gruppi, due maglie alte, una, due, mi sposto ancora, due maglie alte, una, due, mi sposto ancora, maglia alta, due catenelle, e rientro 3 maglie alte. Quindi continuo a lavorare così fino a farvi vedere come terminare il giro e come iniziare il secondo. Sto per terminare il mio giro e vedete, ho fatto, mi sono trovata qui le due strisce di 2 maglie alte che saranno poi i nostri ventagli, in modo tale da trovarmi poi qui nella parte inferiore a fare maglia alta 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, quindi una, due e tre. E posso terminare il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Quindi questo è il mio primo giro fatto. Adesso dobbiamo fare il secondo e andiamo a fare in questa maniera. Con una maglia bassissima ci portiamo all'interno delle 2 maglie alte e andiamo a fare le nostre 3 catenelle. Rientro un'altra maglia alta, vado tra le 2 maglie alte successive e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una, due. A questo punto mi trovo qui e devo fare la parte opposta, perché se ricorderete, noi nella lavorazione sotto, vedete, si alternano, però riuscivamo ad alternarli anche con un solo giro i gruppi di 3 maglie alte. Qui invece il giro cambia, prima abbiamo fatto maglia alta, 2 catenelle, 3 maglie alte, questa volta invece andiamo a fare 3 maglie alte, quindi una, due, tre, due catenelle, rientro e vado a fare la mia maglia alta. E si ricomincia a lavorare, quindi 2 maglie alte tra le 2 maglie alte, una, due. Ancora 2 maglie alte tra le 2 maglie alte, una, due, e poi di nuovo vado qui e vado a fare le mie 3 maglie alte, una, due e tre, 2 catenelle, rientro maglia alta. Quindi continua a lavorare così per tutto il giro. Poi il giro successivo, naturalmente, si finirà sempre con 3 maglie alte, 2 catenelle, maglia alta e maglia bassissima. Nel giro successivo tornerò a fare il giro di precedente, quindi andrò a fare sempre le mie strisce di 2 maglie alte, quindi di ventagli, però qui alla fine farò di nuovo come il primo giro, quindi maglia alta, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte. Quindi sono due giri che vanno sempre ripetuti per tutta la lunghezza della manica. Io naturalmente alla fine vi dirò quante volte sono andata a ripetere questi due giri. Ho terminato la mia prima manica e ho ripetuto i due giri per 14 volte. Adesso posso andare a fare la mia seconda manica.